Francesco Fraccaroli, terza linea, entrato nel corso della ripresa. Firenze ha giocato con tanta voglia di dimostrare di fronte al proprio pubblico voglia di giocare, di aggredire l'avversario, e abbiamo un po' sofferto questa loro aggressività. In settimana abbiamo avuto qualche problema a seguito della partita domenica scorsa nel derby, dove abbiamo speso tante energie mentali e fisiche che oggi ci hanno impedito di arrivare qua al 100% affrontando una trasferta lunga in giornata e di poter quindi essere in condizioni di poter di prendere punti e avanzare sempre verso il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. All'inizio vi abbiamo visti un attimo anche almeno quelli che erano in squadra, i tuoi compagni, perché tu sei entrato poi nel secondo tempo. Li abbiamo visti con tanta voglia, ma forse o la condizione fisica, come hai detto tu, o forse anche il fatto che gli avversari veramente erano in una condizione di un gradino superiore come velocità anche, non hanno consentito poi di fare il gioco ma di subirlo. In effetti cercare di recuperare e mettere in piedi una partita richiede il doppio delle energie, non una partita impostata già all'inizio in una determinata maniera. Cambiare ritmo a partita iniziata è una cosa difficile, di cui noi siamo in realtà in grado, però appunto è una difficoltà aggiuntiva comunque alla giornata che ci ha visto fin dal primo quarto d'ora della partita in difficoltà e un po' in affanno contro di loro. Si tratta di guardare avanti adesso, la prossima partita in casa, c'è una settimana di tempo, bisogna recuperare e ricominciare. Assolutamente sì, insomma, a fine partita ci siamo un attimo guardati in faccia e ci siamo detti che insomma queste sconfitte qua servono un attimino per ricordarci un po' l'umiltà e i punti da dove dobbiamo ripartire, le cose poche, ma le cose che abbiamo fatto bene oggi e ci servono come punto di partenza per la settimana. Ci siamo un attimo anche promessi, siamo dati appuntamento a domenica prossima in casa per dimostrare che oggi è stato solamente un passo falso e non una costante. La voglia dei giocatori c'è sempre e ci siamo. Matteo Ferrari, pilone destro, è entrato durante la partita, durante questa sfortunata partita. Come hai visto i tuoi compagni prima e come li hai visti in campo?
Sono entrato all'inizio del secondo tempo e oddio, è stata una partita molto combattuta, cioè, probabilmente noi forse eravamo un po' stanchi, un po' demotivati e non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. E loro hanno avuto più voglia, hanno saputo essere più incisivi di noi, specialmente nel possesso di palla, nella conquista della palla, e quando si entra nel secondo tempo ci si prova a mettere più entusiasmo, magari un po' più di energia di quelli che sono dentro da tutto il primo tempo, che sono un po' più stanchi, però... È difficile raddrizzare una partita. È difficile comunque raddrizzare una partita se parte con il piede sbagliato. Ci si può riuscire, ma a certe volte non entrano, diciamo, le giocate ed è sempre più difficile. Per dire la verità, oggi non ve ne andava bene una, anche in avanti arrivavate abbastanza bene fino alla linea di 22 avversari, ma lì poi o si perdeva palla o un intoppo o qualcosa, non è andata bene neanche in quel senso. Questo è vero anche che loro erano molto bravi a sporcare il nostro gioco. Noi abbiamo un gioco molto regolare, molto strutturato e loro sono stati bravi a interrompere i nostri schemi, a mettere le mani nelle rack e a sporcare appunto il nostro gioco, come ho detto. Quindi per noi che siamo una squadra che gioca molto su schemi, quando viene interrotta ogni volta bisogna ricominciare dall'inizio, è sempre difficile. Loro spesso vi anticipavano anche per quanto riguarda poi il recuperare la palla quando la palla era persa. Sì, lì è proprio secondo me questione di reattività. Quando si comincia a essere un attimo scoraggiati, un attimo stanchi, è facile perdersi, perdere, perché alla fine è questione di attimi e basta perdere un secondo, appunto l'attimo, e si perdono magari queste piccole occasioni che sono magari palloni caduti o recuperi o cose del genere. Loro in quello sono stati più bravi di noi, probabilmente avevano più entusiasmo, forse un po' più voglia. Cosa c'è da cambiare in vista della prossima partita in casa? Da cambiare non c'è niente, è stata una partita così, l'unica cosa che facciamo adesso è chiuderla, finirla qua, archiviare la sconfitta, faremo fronte comune e cercheremo di ricominciare dall'inizio e cercare di ingranare il nostro gioco, perché se riusciamo a giocare come Valpo è difficile starci dietro. Giordano Massalongo, vicepresidente del Santa Margherita Valpolicella.
Come è stata vista la partita dagli spalti? Durante il primo tempo, dove, quando la formazione forse non era quella proprio titolare, io ho visto un bel Valpolicella e francamente ero molto fiducioso per il secondo tempo. Pensavo addirittura ad un certo punto, dico qua oggi facciamo anche, possiamo fare bene, facciamo anche 5 punti. Poi non so cosa è successo, inspiegabilmente nel secondo tempo o è cresciuto molto il Firenze rispetto al primo tempo, abbiamo sbagliato un calcio all'inizio, subito all'inizio potevamo andare in vantaggio, poi non so, abbiamo fatto due grossi errori in difesa, due svarioni, loro si sono trovati in sovranumero per due volte, ci hanno fatto due mete trasformate e a quel punto rimontare 14 punti diventa molto più difficile, loro si sono rinfrancati molto, hanno giocato con, come si dice, col coltello fra i denti e noi non abbiamo avuto la capacità di reagire. Li abbiamo visti molto veloci, molto aggressivi, su tutte le palle, anche quelle che sembravano perse. Sì, beh, la loro caratteristica è un po' questa, una squadra che ha un'esperienza di questa categoria di Serie A da tanti anni, noi ci affacciamo quest'anno in questa categoria e quindi dobbiamo anche misurare un po' gli avversari, però ripeto, secondo me noi non siamo riusciti oggi ad esprimere il nostro gioco. Sarà poi un problema dell'allenatore capire cosa è successo nella realtà. Beh certo, insomma io parlo soprattutto da tifoso del Valpolicella, quello che ho visto. È chiaro che l'allenatore saprà dare una valutazione più appropriata, più tecnica. Ripeto, io non ho capito bene, perché li ho visti nel secondo tempo e mi sembravano anche un po' più molli, forse erano sicuri delle loro capacità, però via via che passava il tempo loro si sono incancreniti, poi ripeto abbiamo preso quelle due mete